Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a studiare insieme la canzone Back in Black degli AC/DC. Se sei un bassista alle prime armi, ti spaventerà questa canzone, o almeno è probabile che ti abbia spaventato e quindi magari non ti sei ancora avvicinato perché ci sono alcune parti, che risultano abbastanza difficili. Noi in questo video andremo a semplificarle dandoti modo comunque di poter suonare su una canzone che ti piace, perché secondo me non è detto poi che bisogna sempre suonare esattamente quello che c'è nella canzone. L'importante è riuscire ad accompagnare in maniera credibile e poi l'importante è divertirsi sulle canzoni che ti piacciono fondamentalmente. Quindi andiamo a prendere il pezzo. Io ho individuato quattro riff diverse, quattro parti che adesso andiamo a vedere grazie all'ausilio di Moisys. Ok, quando vedi la mano che si muove così, avrei detto, ma è troppo difficile. In effetti non è facilissimo perché lui ribatte sempre un si naturale e va a metterlo con il sol diesis, con il la diesis e con un altro si, cioè lo stesso iniziale. Io lo suono con questa diteggiatura, però si può fare comunque anche in altri modi. Noi andremo addirittura a semplificarlo, quindi non suonando queste note qua. Come andiamo a farlo? Allora, innanzitutto andiamo a prendere le tre note che ci sono all'inizio. Partiamo con un mi, e che puoi prendere sia a vuoto che al tasto 7, eventualmente della corda di la. Ok? Abbiamo il mi, che io prendo a vuoto, il re al tasto 5 della corda di la, il do diesis al tasto 4 della corda sempre di la. Attenzione! Al ritmo devi essere ben incastrato insieme alla chitarra, quindi parti con il mi, un ta ta ta, un ta ta ta. Se riesci, cerca di prenderlo senza spostare tanto la mano. Le note sono solo due da prendere piene, però cerca di non spostare troppo la mano, come consiglio. All'inizio viene fatta la pausa, mentre è la chitarra che va a fare la frasettina, quella acuta, il basso qua non la fa proprio. Invece nella seconda, poi c'è quell'appoggio. Andiamo adesso a vedere come possiamo suonarlo. Quindi partiamo con il mi, re, do diesis, pausa, mi, re, do diesis. Cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente il si. Ho messo soltanto il si, invece di andare a fare si, sol diesis, si, la diesis. Faccio questo. Vedrai che funziona, non è male. Questo riff è il riff dell'introduzione, è il riff della strofa. Poi dopo andiamo nel ritornello, quindi sul secondo riff. E dopo ritornerà sul riff, quello della strofa. Qua lui suona solitamente degli ottavi all'inizio con un si, quindi il si al tasto 2. Senti? Va a accompagnare a volte quello che l'accento che fa la chitarra staccando e facendo anche il la. Volendo però, se vuoi rimanere sul semplice, accompagnano semplicemente con il si. 1, 2, 3, 4, 2 battute. Dopo lui va sul la. Questo è il si, ancora il si, la.
Qua andiamo a mettere quindi di nuovo gli ottavi, prendiamo un La che io ho preso al tasto 5 della corda di Mi, ma potresti benissimo anche suonare con il La vuoto. Anche qua lui intervalla con un Sol, imitando un pochettino quello che fa la chitarra. Nella terza parte, dopo, vedremo che va a fare, ritornerebbe su un Si, però il basso fa una specie di obbligato, chiamiamolo, va a doppiare quello che fa anche la chitarra, facendo questo: la mi, si, la, si. Te lo faccio sentire arrivandoci. Partiamo quindi dal Si. Tengo sempre gli ottavi, La, ancora La, occhio qua. Su questo Si, quindi, se vuoi semplificarlo, basta che suoni sempre il Si e comunque va benissimo. Altrimenti, qua il difficile è che sono due corde a vuoto. Solitamente le corde a vuoto sono un po' più difficili da andare a prendere, e soprattutto il ritmo che è un po' più complesso. Dopo va in Sol, questo Sol lo lasciamo lungo e poi andremo in Re, anche lui lungo. Proviamo a farlo insieme, te lo conto e stiamo sugli ottavi dritti. Poi quando andiamo Sol e Re, fa attenzione a quello che faccio io. E li teniamo come accordi lunghi. Questo è Si. La. Andiamo in Si. 2, 3, 4, Sol. Qua, se vuoi, sul Re. Lui fa tan tan tan, puoi seguire gli stacchi della batteria. Io ad esempio suono questo sul Re. Vado a suonare il Re, il La e il Re acuto. Andiamo dopo sulla terza parte. Praticamente a fine ritornello va a ripetere, quindi c'è di nuovo la strofa e c'è di nuovo il ritornello. Dopo parte il primo assolo di chitarra elettrica che andiamo a prendere. E questa parte è molto semplice, quindi te la faccio vedere così come la suona il bassista. Quindi parte con il simil riff della strofa. Occhio qua. Secondo. Qua. Fa di nuovo il primo. Il secondo. Quindi, a parte la prima parte in cui vai a fare il solito Mi, Re, 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 Do diesis, la prima volta fa semplicissimo il Mi a vuoto, Mi acuto al tasto 7 della corda di La e poi di nuovo Mi a vuoto. Lo usa per ripartire e completare il giro. Questo sul primo. Sul secondo. Invece va a fare quindi il solito Mi, Re, 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 Do diesis, Mi, La, Mi, di cui quest'ultimo Mi è l'inizio del giro dopo. Questi sono sempre intervallati, come ti dicevo, quindi la prima volta fa a fine giro, la seconda volta fa, la terza volta fa di nuovo come il primo. La quarta volta va a fare come il secondo. Devi contare 8 giri. In questo genere il fatto di contare comunque è una cosa molto importante. Di solito i giri sono sempre 4 o 8 solitamente. In questo caso sono 8 giri. Andiamo quindi sulla. Quanti riff abbiamo fatto? Ne abbiamo fatti 3. Andiamo sul quarto perché dopo questa parte qua viene lanciato un Mi lungo e parte la chitarra con un
un super riff, e questo sì che è davvero difficile perché viene anche doppiato dal basso. Andremo comunque a semplificare anche questa parte qua. Qua siamo a fine ritornello. Qua. Lo lasciamo un mi lungo noi. Il basso entrerebbe qua con l'obbligato. Qua va in là. Due volte, torna in mi. Questo è il ritornello. Quindi torniamo praticamente nel ritornello. Allora, andiamo a vederlo. No, quello che non ti ho detto all'inizio, durante il primo riff viene fatto in mi, quindi noi possiamo tenere un bel mi lungo e dovrebbe funzionare. La frase sarebbe questa. Che è bella complessa per la mano sinistra. Quindi noi possiamo tenere il mi a vuoto, poi questo qua andiamo a non suonarlo e invece prendiamo questo volendo, se no teniamo anche solo il mi va bene. Sarebbe si la, si la diesis, si si. Però qua ti consiglio di andarlo, se fai solo questa parte qua, di andarlo a prendere più in basso, quindi in questa zona qua. Ok? Quando vai in là fai la stessa cosa. Soltanto che le note diventano mi, re e re diesis, le nostre tre note. Come vedi usiamo le dita 1, 2, 3, quindi non dobbiamo neanche sforzare il mignolo e non dobbiamo neanche allargare più di tanto. Proviamo ad andarlo a fare insieme, magari te lo faccio vedere bene in primo piano. Quindi praticamente andiamo a fare la parte in cui abbiamo gli ottavi di si. Io l'ho preso qua perché arrivo proprio sul si qua, se no prima te li ho fatti vedere sul si al tasto 2 della corda di là. Non c'è comunque problema, puoi farlo sia qua che là. Come hai sentito, adesso l'ho suonato con il primo, la nota lunga un pochettino trattenuta, mentre la si può, volendo, anche ritmare poi un po' di più. Però hai sentito che comunque non è male ed è molto più facile dell'altra parte. Quindi il mio consiglio è inizialmente semplifica, l'importante è proprio prendere il giusto tiro, suonare accompagnando con groove anche note semplici. Ho sentito delle cover band fare questi pezzi qua e cover band ufficiali che comunque non la suonavano sta parte qua, ma la semplificavano anche loro. Quindi se lo fanno loro possiamo farlo tranquillamente anche noi. L'importante è prendere appunto dei pezzi che ti piacciono, quindi magari non pensare che non sei in grado di suonare una parte, ma magari solo semplificandolo un po' comunque puoi approcciarti e puoi divertirti facendo musica. Quindi il mio obiettivo è principalmente quello. Poi certo, in un secondo momento andiamo a studiarlo, cerchiamo di portarlo a velocità, miglioriamo, ma questo verrà poi con il tempo. È meglio fare una parte più semplice ma molto efficace piuttosto che una arraffazzonata non tanto precisa ritmicamente. Quindi parti semplice, per complicare c'è sempre il tempo. Ok? Questo riff, quindi io ho chiamato obbligato, va prima di un altro ritornello che partiva qua e poi c'è il finale in cui ti segnalo soltanto un la lasciato lungo dopo il ritornello e poi parte con il finale con un altro assolo in cui facciamo il riff dell'assolo, quello in cui alterniamo una volta e l'altra volta, quindi il riff di base con questo, quindi l'accompagnamento sopra l'assolo. Attenzione solo
alla partenza di quest'ultimo assolo, quindi a fine ritornello, dopo il re lungo, viene fatto un la e non un mi come il lancio del primo ritornello. Qua. Senti che questo è un la. E poi partiamo con il riff. E alterniamo i due, poi lui va a sfumare. Benissimo. Penso di averti fatto vedere tutte le parti, spero che comunque questo video ti sia utile per, appunto, per non scoraggiarti, andare a prendere delle canzoni che tecnicamente sono un po' più difficili, ma semplificandole un po' comunque possiamo suonarle. Se invece mi dici, ah no, ma gli ACDC sono troppo facili, perché semplifichi ancora? Mi fa piacere per te se sei un fenomeno. Però non tutti riescono a suonare delle cose, quindi è giusto invece dare l'opportunità a tutti di poterle suonare e di poterle divertirsi, e poi con il tempo si crescerà anche tecnicamente. Bene, a presto, grazie per aver visto il video fino alla fine, mi raccomando, metti un like, iscriviti al canale, condividi il mio lavoro che per me è importante. Ciao, a presto.